Bentornati in diretta, buongiorno weekend. Allora, scrivetemi chi secondo voi vincerà questa sera il Festival di Sanremo? Io sono ovviamente tifo per i ricchi e poveri, ragazzi. Io lo so, e sono trash, però io tifo per loro perché sono. Grazie, regia! Ma dai, ragazzi, sono incredibili. È bellissimo, ragazzi. Scusate, prendo il telefono intanto perché sono arrivati anche dei messaggi. Sono bellissimi, ragazzi, infiocchettati come, non lo so, il pacco di Natale. Bellissimi, bravi Angela e Angelo. Lei ha un'energia travolgente, c'è la passione. Poi io ho questo debole per le persone anziane che ballano e fanno così. E Angela, è meravigliosa. Ma poi, vabbè, però io e Beatrice tifiamo Angelina Mango, ovviamente sperando che riesca almeno questa sera a vincere. Qua però mi scrivono Annalisa e poi qualcun altro. Interessante e profonda, no, questa l'abbiamo letto, ma Anna Rita Brigante, complimenti, porgeremo i complimenti all'autrice. Grande libro sulla Callas, Gigi, è un piacere sentire la voce di Maria Callas. Piacere anche nostro aver potuto parlare di questa grandissima donna. Intanto ho intravisto che qualcuno si sta collegando, perché in effetti di Sanremo ne parliamo sempre tantissimo. Mannoia tra le prime, da Trieste. In effetti la canzone della Mannoia racconta veramente le donne in maniera profonda e delicata, allo stesso tempo come soltanto Fiorella Mannoia sa fare. Io vedo un prof in collegamento e quindi lo accogliamo subito, perché poi sicuramente dovrà andare a lavorare. Agnello Di Maio, buongiorno! Buongiorno weekend, ciao Martina, come Tradizionalmente rubata, va? niente rubata. Stavo sentendo un po' di commenti su Sanremo. Come? Sentivo un po' di commenti su Sanremo, e purtroppo qui rimbomba come in tutte le aule di scuola. Non lo possiamo dire. Vabbè, sì, sentivo un po' di commenti di Sanremo perché in effetti, cioè, lo sai, io amo alla follia, ho scritto anche la tesi e tu lo sai bene, soprattutto io e te ne abbiamo parlato per anni e però la scorsa puntata di Buongiorno Weekend ci eravamo lasciati con l'analisi testuale, da bravo professore come sei, dei testi, senza aver sentito però la melodia. Adesso che cosa, ci dici? Confermi o ribalti la situazione rispetto a quello che hai sentito? Che della maggior parte posso confermare, ma ribalto ciò che stavo dicendo in chiusura, ovvero che Geolier non mi era piaciuto, il testo non mi piaceva, in realtà tuttora non mi piace più di tanto il testo, ma la musica mi tira tanto. Poi c'è da dire che dopo la vittoria di ieri, beh, Martina, che faccia hai fatto? Cosa c'è? No, sono perfettamente d'accordo con te. Però da che mondo è mondo, le foto quando si aggiunge sconvolge un sacco di roba, e quindi niente, ce la dobbiamo prendere così, tenere così. Peccato perché ci sono stati davvero un sacco di duetti belli e molti cantanti che hanno fatto vedere quanto sanno lavorare bene comunque sul palco. I Bunker 44, non so se Grande pensi. rivelazione per me. Anche per me, tra l'altro, io sto facendo questa diretta dalla scuola in cui hanno girato il videoclip della canzone. Wow! Quindi tu avevi già visto sentito la canzone? No, era solo in No, playback. esatto. Ah, pensa te. E quindi sì, Avevano. comunque, grande rivelazione per me, Bunker 44, sì, in fila per 6 con il resto di 2, perché in effetti la loro canzone è estremamente orecchiabile, sono leggeri, freschi, ma anche ieri hanno fatto una grandissima performance, sia a livello musicale che proprio di realizzazione in sé del momento. Sono veramente bravi, grande, piacevolissima scoperta per quanto mi riguarda. Ma anche per me, li ho adorati. Poi sì, ci sono state un sacco di scoperte e riscoperte a questo Sanremo. Ti devo dire che in realtà anche l'altra volta ero lì pronto per parlarne, Renga e Neck insieme, ma quanto stanno bene. E poi sì, il problema è la canzone che sembra proprio un'unione delle loro carriere, ok, mettiamo insieme più o meno. Però la loro voce è la loro voce. Anche ieri, nel momento in cui hanno fatto una sorta di recap delle loro grandi canzoni,
gran pezzo, grande momento. Peccato vederli così, che devono parlare di loro da esordienti, in realtà Sanremo, pur non essendolo, che un po' ricorda Piero Cassano, non so se ti ricordi, in un Sanremo il tastierista di Mattia Bazzara si è trovato a partecipare tra le nuove proposte, che però aveva già 40 anni, e lui si vergognava tantissimo, quindi almeno hanno diviso, non hanno fatto la canzone, altrimenti neanche sarebbero capitati nelle nuove proposte. Vabbè, sì, in effetti sì, è vero. A livello proprio di storia del gruppo, è vero. Ma Agnello, vabbè, dalla regia mi bacchettano, parlate di quelli che ho. No, io ho messo le foto di quelli che piacciono a me, non di quelli di cui avremmo parlato. Quindi ho messo soltanto le foto dei ricchi e poveri di Angelina Mango. Angelina, raccontami un attimo come l'hai presa tu. Intanto, che cosa ne pensi della cover della canzone del padre? E poi della sua performance in generale di Sanremo. Allora, per me la sua cover del padre è stata fantastica, io mi sono commosso, Federica anche, infatti poi sono tornato in camera con lei che la stava riascoltando per commuoversi di nuovo, è stata davvero bravissima, anche più del padre perché giustamente lei ha qualcosa in più da poter raccontare con quella storia, visto tutto ciò che c'è dietro la sua storia familiare. Il suo pezzo poi è da una carica assurda. Infatti, devo iniziare a sentirlo ogni mattina. Se ho la prima ora, devo sentire quella canzone. Noi qui a Buongiorno Weekend. Devo alternare quella e The Color. Quella e The Color. C'è Beatrice che impazzisce per Angelina e quindi questa mattina ha messo a ripetizione mentre preparavamo lo studio Angelina Mango, ovviamente. Ma poi è stata anche una canzone bella ricca dal punto di vista musicale. Ci sono un sacco. Poi, tra l'altro, quando mi mettono gli accordi diminuiti, che ormai stanno scomparendo nella musica italiana, io sono contento. Addirittura questa canzone ci parte con gli accordi diminuiti e mi ha fatto ancora più contento. Quindi io comunque tifo per Angelina Mango, tifo per diversi artisti, ma lei è sicuramente in alto, in alto, in alto. Spero davvero possa vincere. Speriamo. Allora, per quanto mi riguarda, ha un'energia travolgente. La canzone in sé è bella, orecchiabile, però insomma, diciamo che soltanto per la canzone credo non meriterebbe insomma, la vittoria. Però in realtà è proprio tutto il contesto, per la sua carriera, l'energia, il modo in cui si muove sul palco. È piccolina, però veramente riempie quel palcoscenico che quest'anno sembra ancora più grande. E la performance di ieri è stata veramente qualcosa di incredibile sia a livello storico, peccato per le inquadrature da Tagadà, che un po' hanno disturbato, secondo me, la performance, cioè la nostra visione, non tanto la sua performance, però la nostra visione di quella inquadratura costante, che aveva il suo senso, per carità, l'abbiamo compreso, era un volo, era questa rondine che girava intorno a lei, però forse un pochino troppo per quanto riguarda la visione, la fruizione poi del pubblico. Detto questo, però, ti volevo anche chiedere, a livello musicale generico proprio, che cosa ne pensi di questo Sanremo? Io ho messo voti molto alti, noi ovviamente vediamo Sanremo con le schede, diamo i voti per la canzone da sempre, quest'anno è anche con look, trucco, eccetera, mentre prima avevo schede molto più ampie dal punto di vista musicale, dove si votava anche il semplice ritornello e basta, l'intro e tutto il resto. Quindi musicalmente in realtà mi sta piacendo, ma sta piacendo davvero tanto questo Sanremo. Però non vedo quella luce che brilla tra un'esibizione e l'altra, è quella la parte che mi manca. In compenso abbiamo canzoni molto complesse, abbiamo canzoni direttamente orecchiabili e basta, ma che comunque fanno il loro. Abbiamo un circuito musicale che si è creato. Così ampio che non può lasciare scontenti, qualcuno per forza deve piacere. L'unica canzone in cui ho avuto un po' di difficoltà è quella di Rose Villain, perché è così separata musicalmente tra la prima e la seconda parte che purtroppo lì mi manca quel gusto di ascoltarla. Ed è un peccato perché lei è bravissima.
Molto brano, ma anche lì è scoperta per me Rose Villain e anche Clara, cioè due cantanti che non conoscevo minimamente. È vero, è un po' legata la canzone, però non lo so, a me nella sua follia interessa. Invece volevo, secondo me, proprio parere personale, troppo radiofoniche, fin troppo radiofoniche, cioè proprio pensate per la radio, è tutta quasi tutte hit scritte per andare poi in radio, troppo dance, troppo la cassa sempre nello stesso battente, insomma un pochino troppe, cioè non ci sono quelle canzoni di una volta, la classica canzone sanremese, forse Diodato un po' lo ricorda, ecco, però mi manca un po' di magia o di personalità, perché sembrano veramente scritte tutte dagli stessi autori. Ah sì, è vero, sono scritte da sempre gli stessi autori. Ecco, mi manca un po' di personalità, forse, non lo so, almeno questa è la mia idea. Manca quella costruzione della musica che riesce a lavorare sulle emozioni, sulle immagini, però c'è da dire pure che la musica campa anche di radio. E se vai a vedere tutti quanti i vari Sanremo, tanti sono anche gli artisti che portavano il pezzo radiofonico, però radiofonico dell'epoca, che per noi ormai è classicizzato, mentre comunque adesso stiamo vivendo il momento di quella radio, di questa radio, ed è per questo che ci sembra troppo radiofonica. Anche i critici dell'epoca, i critici degli anni 60-70, criticavano la musica di Sanremo per questo motivo. Mentre a noi sembrano grandi classici perché ormai lo sono. È vero, è vero. Probabilmente tra 30 anni ci sarà qualcun altro a parlare di Sanremo e dirà: ma ti ricordi il Sanremo del 2024? Quella sì che era musica vera, vissuta, ragionata. Scusate, vediamo inquadrato il meraviglioso Diodato, che lui ha pensato alla performance già dell'Eurovision, come i ricchi e poveri. Che cosa ne pensi? Federica amava particolarmente, attendeva particolarmente questa canzone. Le sue aspettative sono state soddisfatte? Ma forse anche più contenta. Dopo l'esibizione, specialmente la prima, lei è esplosa nel meteo. 10, 10, 10, 10. Ovviamente meritatissimi, tra l'altro, questi 10 di Federica, perché è davvero un grande pezzo. E io sono ancora più curioso dell'album poi che dovrà uscire, È vero, è perché vero. poi riesce a costruire ampi corsi, più che scrivere un album, è come quando scrivi un libro, che quindi sì, abbiamo sentito un capitolo, ma voglio sentire il resto della storia. Uomo di spettacolo come te, invece, i Coco quest'anno ti sono piaciuti di più, di meno rispetto agli anni precedenti di Amadeus? Cosa ne pensi della co-conduzione? Mi è piaciuta, vabbè, poi sono stati tutti quanti fantastici quest'anno. La Mannino in certi punti poteva giocarsela meglio, però ha recuperato nel corso della serata, mentre gli altri sono a dir poco fantastici. Ma ieri Lorella Cuccarini, ma quanto mi ha fatto sognare. Il bellissimo il medley iniziale, ma soprattutto ecco, lì si vede la conduttrice, cioè bella, non aveva bisogno di niente, di strafare, era lì presente, attiva, recettiva rispetto a ciò che accadeva, puntuale, precisa. Che meraviglia, questa è la televisione, bisogna fare questo. Ci E lei manca. comunque è attuale fare televisione in un modo del genere. È vero, perché siamo abituati a vedere fin troppa confusione o anche fin troppa velocità nei contenuti, tutto sempre molto mordi e fuggi. Invece loro si sono presi i loro tempi, lei li rispettava. In questo ovviamente Amadeus è il re supremo abituato alla radio, sa quando deve accelerare, quando deve prendere tempo, quindi è meraviglioso. Scoperta piacevole anche per me come co-conduzione Marco Mengoni, divertentissimo, carino. Ma potrebbe fare questo mestiere quando deve preparare gli album, che quindi non può mettere lì a ascoltare troppa musica, altrimenti poi finisci per copiare altri. Potrebbe sfruttare questo tempo per la conduzione. Davvero bravo, simpatico, sempre presente, bravo, bravo davvero.
E mi sembra anche Giorgia, qualcuno mi ha detto, ma perché non può presentare lei? Ecco, il prossimo anno è impensabile, però nel senso che la portata di una conduzione e direzione artistica, che ormai è quasi sempre la stessa cosa, impersonata nella stessa persona, insomma, vedere Giorgia che faccia un salto così grande mi sembra esagerato, però ha retto. Ma si potrebbe pensare addirittura a un Sanremo presentato da due cantanti. Così un po' ci si smezza il lavoro pesante di direttore del festival e dall'altra parte potremmo avere due ottimi artisti a lavorare insieme. Quindi immagino un medley fatto da Mengoni e Giorgia. Metti i caso l'anno prossimo, prendo loro due per presentare, sarebbe pazzesco. Infatti adesso, dopo Amadeus, chi secondo te? E poi effettivamente lascerà davvero secondo te Amadeus? Portando i Jalis ieri sul palco, forse sì. Guarda, secondo me Amadeus non lascerà, un altro anno se lo fa, anche perché secondo me vuole battere il record di Pippo, Ah, certo. il record di 5 Sanremo di seguito. È vero, però ecco, Pippo ci manca perché ogni volta lo nominano, lo salutano, però poi effettivamente non, cioè, vorremmo vederlo, chissà, speriamo che insomma stia bene, e insomma sarebbe bello vedere anche questi volti storici che hanno fatto davvero la storia del festival ritornare sul palco, anche per un momento di gioia e di condivisione di quel momento, di quel posto, sarebbe bello. Beh, un Pippo Baudo ce lo vedrei davvero tanto di nuovo su quel palco, anche se ormai lo vedo soltanto in collegamento. Ad esempio, sul Rischiatutto, lui ci sarà in collegamento. Quindi almeno lo rivedremo di nuovo in televisione. È vero, è vero, è vero. Però un Cattelan poi ti piacerà, cioè, nel senso, pensando al futuro, alle nuove generazioni, secondo te che veramente chi riuscirà, chi prenderà il posto non l'anno prossimo, fra due, quando sarà? Cattelan è uno di quelli che potrebbe reggere benissimo il carico di lavoro, darebbe un bel ritmo in ogni caso, ma sarebbe comunque proprio troppo ritmo, che è quello che dicevamo adesso. È stato bello vedere la televisione che riprende i suoi tempi, ma Cattelan non riuscirebbe assolutamente a rientrare in tempi televisivi come quelli di Sanremo, quelli di cui ha bisogno Sanremo. Sarebbe comunque molto veloce, una sorta di presentatore all'americana come lui. E secondo me si perderebbe il festival con un personaggio come Cattelan. Ne guadagnerebbe sicuramente invisibilità, lui ci sa fare, ed è un professionista, quindi in ogni caso sarebbe un gran bell'evento. Ma sarebbe diverso, non sarebbe quello che cerchiamo noi. Noi. Io vorrei ancora vedere Paolo Bonolis, dico la sincera verità. Però vabbè, vedremo, vedremo, vedremo. Agnello, io ti ringrazio per il tuo tempo, è stato davvero piacere e doveroso poter continuare a parlare con te di Sanremo, visto che ne avevamo iniziato a parlare la scorsa settimana. Grazie, quindi buon festival, buona fine settimana santa della musica italiana, come faremo Grazie fino al a te, prossimo buona anno. giornata. Ma tanto ne parleremo per almeno altri 2 mesi. Va bene, grazie Agnello Di Maio. Grazie a te, ciao. Ciao Agnello, da Sanremo a Sanremo, perché Cusano ha chiamato Sanremo e quindi abbiamo in collegamento Anna Maria Fittipaldi. Buongiorno Anna Maria. Ti Buongiorno Martina, mi senti? sento forte e chiaro. Allora, fammi sognare, in quale parte di Sanremo sei? A letto, mo Non si dici. può sognare, ma questo magari noi ti facciamo sognare questa mattina sotto una Sanremo veramente piena di pioggia. Questa mattina con la canoa siamo arrivati qui. Siamo al Palafiori accanto al palco Suzuki, dove ieri sera si è esibita Arisa in una sua canzone fantastica. Non so se hai avuto modo di ascoltarla. Perché piove, di solito facciamo i collegamenti vicino all'Ariston, ma questa mattina il meteo ha deciso così. Quindi niente. Allora, io sono Martina, mi senti? No. Ti sento, ti sento, ti sento. Ah, mi senti? Sì, sì, Ah, sì. ok.
Io sono in compagnia di giovani promesse della canzone italiana. Chi sono? Sono tutti allievi della maestra e vocal coach Danila Satragno. che adesso vi dico chi è la vocal coach di Giulierra Annalisa Miramallo, Irama, Oh. Chi più ne ha più ne metta. Allora io voglio sapere da questi giovani ragazzi, che non so se li vedi, sono giovanissimi, le pagelle di ieri sera dei duetti e soprattutto chi si aspettano sul podio. Allora iniziamo da qui. Vieni, vieni avanti, tu chi sei? Sono Ginevra. Alza la voce, cara. Sono Ginevra. Sul podio mi aspetto Irama. Dico posto perché mi è piaciuta la canzone, molto significativa e Grazie. Vieni, vieni, vieni. Sentito? Anna Maria, abbiamo sentito a spizzichi e bocconi, quindi loro sono allievi della coach di Joliet, Irama, insomma, grandissimi, quindi sono veramente il futuro della canzone italiana loro. Loro sono il futuro della canzone italiana, sono tutti gli allievi della vocal coach che si chiama, che non riesco a Danila Satragno. Satragno, che è la vocal coach di Irama, Joliet. Annalisa, Damiano Di Male, Spinello e Gramaro, Tedua, Brescia, Risa, chi più ne ha più ne metta. Capito? Capito, Martina? Mamma mia, Anna Maria. Senti, ma quindi sono felicissimi della vittoria di ieri della serata per Joliet? Chiede Martina se siete felici della serata della vincita di Joliet ieri sera. Assolutamente sì, perché fa parte della famiglia Vocal Care, che è la scuola di Danila, per cui per noi è comunque un trionfo. Quindi voi tifate Joliet? Allora, sicuramente è una delle promesse per noi, però anche Annalisa ha una canzone fortissima e E anche quando Anche Irama ha un testo molto forte, poi la melodia di quella canzone, almeno a mio parere, è qualcosa di stupendo. Perfetto, Martina, allora noi con tutta la scuola che Vocal Care, avete detto? Vocal Care da Sanremo, ci fate un saluto. Martina, mi senti sempre tu? Dimmi ogni Ti tanto. sento, perfetto, forte e chiaro. Allora, mi sapete dire un buona finale in coro? Me lo potete dire? Dai, dai, sì, fate al volo. Un Sanremo si ama, sì. Al mio tre, siete pronti? Uno, due, tre. Che Capito? regalo! Grazie Anna Maria. Senti, Anna Maria, un'ultima domanda a te. Ma com'è stato questi giorni per voi di Cusano essere lì nella patria della musica italiana? Insomma, è stata la prima volta per Cusano? È stato emozionante? È stata la prima volta per Cusano, allora qui è una lavatrice, nel senso non ci si ferma mai, non si dorme, questo è perché parte Amadeus, le serate estenuanti fino alle 2 di notte, è un continuo di attività e soprattutto noi eravamo impegnati sia nella diretta in radio che nei collegamenti TV. Ovviamente è stato molto colorato perché per le strade di Sanremo abbiamo incontrato tantissimi personaggi simpatici, allegri, tanti artisti, ma parliamo di chef, di cantanti, di attori, di cabarettisti, quindi non solo la canzone, ma proprio l'arte in generale. Una città che si trasforma per una settimana all'anno. Io personalmente, anche Giorgio, che ringrazio qui, il nostro cameraman, ci siamo divertiti tanto a fare i collegamenti. Devo fare però, Martina, tu dimmi sì ogni tanto, perché sennò ho Ti paura che parlo. sento. Devo fare un saluto, perché tu, come ben sai, io quest'anno sono in due a Sanremo, no? Eh sì, e infatti come hai fatto a sopravvivere a questa settimana in due? Non lo so, però, non lo so, però gliel'ho promesso e glielo devo fare un saluto alla mia dottoressa, che è la dottoressa Meldolesi del Fate Bene Fratelli di Roma, che mi ha dato il lascio passare per venire a Sanremo all'ottavo mese. Quindi grazie, dottoressa. Che meraviglia, chissà quanta musica ha sentito lì dentro.
tra musica e rumore, però no, è stato bello. Voi anche avete fatto un grandissimo lavoro, ci siamo collegati con voi. Insomma, Sanremo si ama, come dicono i ragazzi, viva la musica, viva l'arte. Evviva, evviva, evviva. Anna Maria, ti ringrazio tanto e ringrazio tutti i colleghi di Cusano, insomma, per aver permesso tutto questo. Secondo te, Anna Maria, ma chi vince? Secondo me chi vince, guarda, io da compaesana di Mango vorrei tanto Angelina sul podio, Beh, però chi lo sa, chi lo sa? non lo so, è ardua, perché sono tutte classifiche diverse di tutte le sere, ora bisogna fare la somma e capire, quindi è difficile, è Vero. anche forza per... Forza per te, anche per me. È vero, hai ragione. Grazie mille, Anna Maria Fittipaldi. Cusano chiama Sanremo e ce l'abbiamo fatta. Grazie, Anna Maria. Buona fine settimana, cioè weekend. Buon weekend, buon ritorno. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti, grazie per questo collegamento preziosissimo da Sanremo. Allora, io faccio un resoconto di... Vorrei che vincesse Angelina da Ottavio da Genova, scrive. Poi, molto sensibile Angelina Mango, bravissima, ma annoia tra le prime tre anche qui. Canzoni orecchiabili, ma nessuna che ti fa venire i brividi. La classifica, secondo me, è terzo Diodato, secondo Annalisa, primo Joliet, senza motivo. Ah, addirittura critiche. Però la classifica vera per me sul podio sarebbe Bertè, Diodato e D'Argent'Amico. Ah, vedi, io in effetti anche ho apprezzato tantissimo D'Argent'Amico. Poi mi scrivono. Vito da Calitri ci scrive: prima Mannoia, seconda Angelina e terzo Diodato. Mi piacerebbe anche questa classifica. Dopo Madeus, solo Martina Gatto al limite insieme. Grazie mille, un po' esagerato, magari, però chissà, fra qualche anno vedremo. Intanto io ringrazio voi e adesso diamo spazio alla pubblicità perché tra poco io berrò il caffè. Lui sicuramente no. Pino Quartullo, a tra poco.